Alcuni pensano che il mondo sia in qualche modo giusto e che una sorta di legge divina lo guidi e lo bilanci. La chiamano provvidenza, giustizia divina o anche karma. Credono che Dio o chi per lui operi in silenzio, ma i suoi risultati siano ben visibili e che la bontà sia il suo metro di giudizio, e pensano che, se non in questo, almeno nell'altro mondo, ciascuno avrà ciò che si è meritato con le proprie azioni. Pensano che il bene abbia la capacità di cambiare le persone e che, quindi, le persone possano davvero cambiare in bene. Pensano che dalla pietà nasca il perdono. Pensano che dalla correttezza nasca il rispetto. Pensano che dall'aiuto nasca la gratitudine. Pensano che dalla tolleranza nasca la libertà. Pensano che dal perdono nasca la fratellanza. Pensano che dall'amore nasca l'amore. E pensano che dal bene nasca altro bene. Il più delle volte lo penso anch'io, e forse il più delle volte è davvero così. Ma chiedetelo al giovane soldato che puntò il fucile, ma che poi risparmiò la vita di un giovane soldato nemico, ferito e inerme nella battaglia di San Quintino. Chiedetelo a lui. Chiedetegli cosa pensò veramente quando scoprì che cosa era diventato quel soldato che grazie a lui era scampato dalla morte e che rispondeva al nome di Adolf Hitler. Il mondo è solo confusione.